Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta proveremo a raccontare l'epopea di una squadra di cui si è detto molto, forse già tutto per il suo essere assolutamente particolare nella sua parabola sportiva e umana. La Lazio di Maestrelli è stata però raccontata in un libro di Angelo Carotenuto, Le Canaglie, in una maniera del tutto particolare. Un racconto in forma di romanzo che scandaglia miti, leggende metropolitane e questioni irrisolte tramite gli occhi di un personaggio fittizio, Marcello Traseticcio, fotografo che arriva a Tor di Quinto nella stagione della promozione dalla B e che vede la sua ultima partita a Cesena subito dopo la morte di Luciano Ricecconi. Vi racconteremo le canaglie, miti, leggende e fantasie della Lazio del 74. Ma è proprio vero che Chinaglia prese a calci nel sedere d'amico a San Siro in un Inter-Lazio? E che Sergio Petrelli spense la luce con una pistola in albergo dopo aver disperso i romanisti che disturbavano prima di un derby sparando in aria? E che Maestrelli dovette chiedere a cena a Rececconi e Martini di interrompere i lanci col paracadute nelle settimane decisive che precedettero lo scudetto? Poche squadre come la Lazio del 74 racchiudono storie e racconti che sembrano provenire da una penna di fantasia più che dalle cronache sportive. Lo scrittore Angelo Carotenuto, nel suo romanzo Le Canaglie, ha forse raccontato come nessuno l'essenza di quel gruppo, inventando una storia attorno a un fotografo, ma al tempo stesso riportando verità e aneddoti di una squadra che attraversò le terribili tensioni dell'Italia degli anni 70. Il libro, tra i suoi primi aneddoti, parte con la descrizione della sfida del 3 ottobre 1971 a Terni, nella stagione della faticosa risalita dalla Serie B. Tanti protagonisti che neanche 3 anni dopo vinceranno lo scudetto ci sono già. Come viene scritto, inconsapevoli di cosa li attendesse dietro il muro, dove me ne stavo appostato, racconta il protagonista Marcello, davanti a una fila di bidoni per rifiuti, bianchi, trasparenti, numerati da 1 a 11. Ciascuno portava un cognome: Bandoni, Facco, Oddi, Wilson, Papadopulo, Martini, Fava, Massa, Chinaglia, Nanni, Fortunato. Un regalo dei tifosi. Nel giugno del 1972 si può festeggiare la promozione, col protagonista del libro che racconta la prima volta che vidi il biondo che giocava ancora nell'ex squadra di Maestrelli, il Foggia. Rececconi si divertiva a portare i gemelli Massimo e Maurizio, figli dell'allenatore, al cinema, un rapporto che si riallacciò quando il centrocampista di Nerviano raggiunse il suo mentore a Roma. Il derby del 12 novembre 1972. Gol di Nanni da 25 metri. 10 uomini e un invalido hanno condotto la Lazio alla vittoria, scriverà Giovanni Arpino, riferendosi a Chinaglia, che ha giocato con una gamba intorpidita dalla novocaina per un infortunio. Si dice che il mago Herrera ne avesse rimediato una radiografia per conoscerne in anticipo le condizioni. Per la prima volta le squadre capitoline si erano affrontate entrambe in testa alla classifica. La sera prima i tifosi giallorossi fanno cagnara sotto l'hotel dei Laziali in ritiro. Sergio Petrelli si alza e spara in aria con una P38 Special, lasciando di stucco il compagno di stanza, Felice Pulici. Buonanotte Felì, basta leggere, spengo la luce, così dal materasso mira alla lampadina. Al primo colpo la frantuma, come fosse stato dentro un western. Il sabato di Pasqua del 1973 la Lazio deve battere il Milan all'Olimpico per raggiungerlo in testa alla classifica. Concerto lo bello, l'arbitro chiama l'appello, rito di calcio di dilettanti obsoleto in Serie A. È un modo per entrare negli spogliatoi prima della partita. Potete lasciarmi solo con la squadra, chiede al presidente. Viene accontentato, vengono chiamati i numeri 3, 4 e 5, Martini, Wilson e Oddi, la difesa. Si sentono dire: oggi voglio vedere l'Abatino piangere. Lo bello, il siciliano, ha il dente avvelenato con Rivera, che aveva confessato in televisione una simulazione di alcune partite prima. La partita finirà con la vittoria laziale per 2-1 e il contestatissimo gol annullato a Chiaruggi, che manderà su tutte le furie Nereo Rocco, nella partita in cui Chinaglia, con un gol, lusserà due dita al portiere Belli. Lazio 2-2 sul territorio Ferrari, ma attenzione a
Zaia, dei giocatori rossoneri, si trasforma in mafia, giocatori rossoneri che corrono tra l'hotel e chiedono spiegazioni per questo gol annullato. L'hotel non cerca di allontanare, di arginare le proteste rossonere a grande fatica, poi corre verso il quartiere per cercare di capire come mai come è stato annullato. I due si parlano, i giocatori che continuano a protestare, e attenzione, l'hotel conferma gol annullato. Gol annullato a questo punto, ma anche veramente tanto da parte dei giocatori del Milan. Lo scudetto si decide a Napoli il 20 maggio 1973, il Milan crolla nella fatal Verona e alla Lazio serve un gol a Napoli, coi partenopei che ricordano la rissa del match d'andata e non sono in vena di regali. Si legge, un tentativo va fatto con Giuliano, che il capitano Wilson conosce bene. I premi a vincere non sono ancora vietati, ma quando Totonno vede le facce terree dei laziali, risponde gelido, mi dispiace, siete arrivati tardi. La Juve ribalta il risultato contro una remissiva Roma e si prende lo scudetto che alla Lazio sfugge definitivamente di mano al 90esimo per un gol di Oscar Damiani. Lo scudetto arriverà però l'anno successivo con Tommaso Maestrelli che capisce come, per tenere unita squadra e famiglia, debba aprire le porte di casa sua ai ragazzi della squadra. I gemelli fanno sempre più parte del gruppo anche quando Lenzini li caccia dal sottopassaggio prima di un derby, un momento di tensione che rischia di costare carissimo, con Maestrelli che li va a recuperare e arriva in panchina a partita iniziata. Il 12 maggio del 74 arriva il momento della storia, contro il Foggia l'arbitro Panzino di Catanzaro fischia il rigore che Chinaglia riesce a piazzare alle spalle del portiere Trentini, mentre contemporaneamente l'Italia vota per abrogare o meno la legge sul divorzio, il che significa, citando gli Offlaga a Disco Pax, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Ma il momento è di festa, le bandiere celesti ballavano ovunque, pure alle finestre delle caserme delle guardie svizzere dentro il Vaticano. Infilai un gettone nel telefono e chiamai casa di Tommaso. Sapevo che non dormiva, disse che stava in poltrona, aspettava i risultati sul divorzio, ma ormai tutti dicevano che avrebbe vinto il no. Marcello pareva commosso. Com'è bella l'Italia stasera. Nella Pasqua del 1975, Maestrelli, rientrando da Bologna, lamenta una sensazione di freddo allo stomaco, debolezza. Il professor Paride Stefanini, un luminare, è costretto alla diagnosi più amara, tumore al fegato, una condanna all'epoca. Il medico incrocia una donna in corridoio e la rimprovera. Non c'è niente da fare, perché mi avete chiamato a visitare un morto? La crede una collega, la donna invece è la signora Lina Maestrelli. Le cure riporteranno invece addirittura in panchina il mister, conquistando una salvezza ritenuta da Maestrelli un'impresa anche superiore a quella dello scudetto, a Como. La squadra lo saluta dopo un derby vinto con delle parate quasi sovrannaturali di Felice Pulici, che definì il suo mister il nostro strumento di misura morale. La squadra si sfalda e senza Maestrelli manca il punto di riferimento che regge tutto con Chinaglia che ha scelto l'America già nella primavera del 1976. Il libro raggiunge il suo apice con il commovente incontro tra il fotografo Marcello e Luciano Rececconi, in procinto di rientrare in campo dopo un infortunio, inconsapevole di stare per andare invece incontro a un tragico, assurdo destino. Mi prese sotto braccio, disse che era felice di avermi convinto e che gli dispiaceva di non avermi più fra i piedi al campo. Ho il sospetto che quello nuovo, al posto tuo, sia romanista, sorrise. Ma neppure io so laziale, lo avvisai. Sto infame, lo dici così? E che sei? Non sono niente, non avevo mai visto una partita di pallone prima dei Venator di Quinto. Ci pensò un momento e battezzò la situazione. Non si può essere di nessuno nel pallone, non ci credo. Ora facciamo così, vai a casa e ci pensi qualche giorno. Ti scegli una squadra, se alla prossima partita ti vedo in campo, sei laziale. Se non ti vedo, sei una canaglia. Mi fece ridere, guardai con occhi asciutti, non succedeva tanto spesso. Va bene, accetto. Promesso? Dissi di sì e ci abbracciamo. Cosa ne potevamo sapere noi? Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!